Sono qui nel mio orto, le zucchine hanno preso il via e mi è venuto in mente che forse non tutti sanno, soprattutto chi ha le prime armi ovviamente, non tutti sanno riconoscere i fiori femmine dai fiori maschi e soprattutto quali fiori raccogliere e quali lasciare. Sarà un video veramente telegrafico, però spero utile per chiarire un attimino cosa lasciare e cosa raccogliere. Eccoci sul canale. Allora, vedete, qui abbiamo due zucchine, una con il fiore sopra e un'altra senza. Questo fiore è caduto purtroppo. E qui abbiamo degli steli anch'essi con il fiore. Allora, come riconoscere il fiore maschio dal fiore femmina? È molto semplice. Le zucchine che hanno il fiore sopra è il fiore femmina, mentre i fiori che nascono dagli steli sono i fiori maschi. Quali fiori raccogliere e quali no? Qui bisogna fare un po' d'attenzione. I fiori che sono posti sulle zucchine non bisogna raccoglierli perché devono aiutare poi il frutto a maturare. I fiori invece che sono sugli steli, quindi i fiori maschi, possono essere raccolti, ma non tutti. Due o tre per ogni pianta li dobbiamo lasciare per forza. In questo caso, vedete, qui non c'è più niente, è già caduto. Eccolo qui. È caduto da solo. Ne abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque là dietro. 6 qua sotto, è una pianta vigorosa, sta andando molto bene. 6 fiori, se mangiamo i fiori in pastella, ne possiamo raccogliere 3 e 3 li lasciamo. Se non li mangiamo, niente, lasciamo tutto così com'è, che la natura fa il suo corso. Personalmente, visto che mangio i fiori in pastella, che sono una bontà, vi consiglio di assaggiarli. Raccoglierò i fiori, quelli un pochino più avanti. Raccoglierò questo, e per raccoglierlo è semplice, vedete, si stacca da solo con le mani. Questi una volta raccolti nel giro di poche ore vanno consumati, o al limite si tengono in frigo un giorno e mezzo, ma poi vanno consumati. Quindi abbiamo questo lo possiamo lasciare che è piccolino, questo grande lo raccogliamo. Ecco qua. Mi fermo qui, ne lascio due, gli altri sono molto piccoli. Stesso discorso vale per questa zucchina qui. Vediamo, i fiori femmine li lasciamo tutti, sono quelli attaccati alle zucchine, come vi dicevo, fiori maschi. Ne abbiamo uno, due. 3. Questo si è staccato da solo. Ecco, su questa non toccherei nulla perché ne ha soltanto 3. Mi riallaccio un attimo guardando quest'altra pianta. Vedete, allora qui abbiamo delle foglie che si sono rovinate, un po' la pioggia, un po' altro, si sono rovinate, quindi le togliamo. I fiori caduti, se sono appena caduti come questo, sono ancora commestibili e quindi lo raccolgo. Questa zucchina qui, sposto il paletto, vedete questa zucchina qui ha il fiore che si è seccato. Questa zucchina non arriverà a maturazione. Già la parte sopra sta diventando bianca, difficilmente raggiungerà la maturazione. La tolgo direttamente e la do alle galline. Allora, sul video breve di come rinforzare un po' le piante di zucchina dello scorso anno, mi avevate criticato molti di voi, giustamente, per carità, è giusto così, perché raccoglievo le zucchine piccole e le davo alle galline, quelle piccole così. Allora, giustamente mi avete detto: guarda che sono commestibili, le puoi mangiare benissimo. A me piccole così non piacciono e quindi le do alle galline, ma ciò non toglie che a chi piacciono, quelle sono perfettamente commestibili. Quando si fa questa operazione è giusto anche dare un'occhiata un po' alla pianta, se c'è qualcosa da togliere, la si può togliere. Vedete questa zucchina qui? Questa sarebbe già pronta per essere raccolta. È piccola, però dal momento che è la prima zucchina della pianta, per dare forza alla pianta, siccome non l'ho fatto prima, la raccolgo e ovviamente questa me la mangio perché è quella giusta. Eccola qua. Mi riallaccio quindi e poi chiudo il video sull'importanza della pacciamatura, soprattutto qui sotto le zucchine. Vedete le zucchine, questa che ho raccolto, toccava a terra, non si è rovinata minimamente perché appoggiava sulla paglia. Vedete l'importanza della pacciamatura. Bene, tutto, video molto breve, molto rustico, spero che vi sia utile in qualche modo. Le zucchine sono partite alla grande, ricordatevi, hanno bisogno di molta acqua e bisogna trattarle contro l'oïdio, perché con l'umidità che c'è in questa stagione è micidiale. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video. Ci vediamo la settimana prossima.